Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video vlog. Oggi sono carichissima perché ho già registrato un video bellissimo. Ho già registrato il video delle mie ciglia, perché spesso mi chiedete delle mie ciglia, mi dite spesso nei video vlog: ah, che belle ciglia, come sono bellissime, come fai ad averle così? Vi ho svelato il mio piccolo segreto, quindi nei prossimi giorni capirete perché nel mio segreto per avere ciglia bellissime qual è? Pupi, vieni qua, vieni da mamma. Vieni da mamma tua. Vieni da mamma tua. Vieni qua, vieni scappa. Vieni, vieni da mamma. Amore, vieni. Vieni a salutare tutti. Vieni. Vieni da mamma. No, non voglio fare il video. Vieni, brava. Vieni. Che cattivo, dice. Vai da chiappa, vai da. Colazione, mi sono preparata questo qua che non si capisce che cos'è. È semplicemente latte di soia freddo con caffè e cacao, perché non mi piace più caldo. E poi qua mi sono fatta un super pancake gigante, di quelli che vi ho fatto la ricetta sul mio secondo canale. Però invece di farli piccoli ho fatto uno gigante e poi ho fatto tipo una pizza, l'ho avvolto quattro parti. E sopra, guardate, food porn, ci ho messo i mitici cereali, quelli là senza olio di palma, al cacao, quelli delle bio, natura, che vi abbiamo mostrato nel video preferiti su questo canale, le nostre ossessioni. Questa era una delle ossessioni di Nancy, ma non mi nascondo che è anche la mia. Yummy yummy. E qua praticamente sto facendo anche un altro di questi pancake giganti, ne faccio sempre due. Uno lo mangio a colazione, sono ricchi ricchi di proteine, quindi dato che devo andare in palestra sono ottimi. E un altro lo mangio la merenda oppure per dopo cena, la sera. E qua ho disposto tutte le cose. Questo qua vi ricordate che ve lo feci vedere nel video dei nuovi acquisti? Guardate com'è bello, lo usiamo per poggiarci le cose, lo adoro troppo sto coso, che poi è di plastica però è comunque troppo carino e fa la sua figura. Poi ho appeso queste qua vicino, e questo che si è rotto ce l'avevo qua, infatti lo voglio rimettere, me lo voglio attaccare, perché comunque è peccato buttarlo, perché comunque io lo uso con le cose sopra qua dietro, quindi se io me lo faccio attaccare lo metto qua dietro, insomma nessuno lo vede. Buona colazione nella mia cucina shabby chic. Volevo troppo farvi vedere. Sono le nuove Converse. Queste qua che le ho comprate da Cifalfa, c'avevo il buono. Ci sta molto molto bene perché ho messo sto leggings e questa camicia sopra così, quindi secondo me ci va bene. Che poi vabbè, sono uscite anche i lacci bianchi, quindi volendo si possono anche cambiare. Bellissime. Troppo bello, praticamente è venuta mia mamma, mi ha sistemato tutti i vestiti nell'armadio, infatti guardate, tutti ordinatissimi. Veramente prima sembrava che era tipo scoppiata una bomba nel mio armadio, perché c'erano vestiti ovunque, e anche qua nella cabina armadio c'era proprio un disastro. Invece adesso ha sistemato un po', anche se comunque dobbiamo sempre comprare gli armadi e i mobili della cabina armadio, ve l'ho detta già sta cosa, però lei è venuta e mi ha detto si deve fare qualcosa, ho detto no, ma però sei sopra, sono i vestiti un po' scombinati. È venuta sopra, secondo me si è stabilita, comunque tipo 2 ore, mia mamma non la sentivo più, mamma ma ci sei ancora? Comunque sono venuta qua, ho trovato tutti i vestiti sistemati, non pensavo, cioè lei mi ha fatto tipo proprio il cambio armadio, mi ha sistemato tutto. Comunque ragazzi, a mamma e sembra mamma. È vero, comunque non c'è nessuno come la mamma. Io però un po' mi vergogno un po', mi vergogno di me stessa, nel senso che devo dire la verità, mi piace l'ordine, mi piace che sia tutto sistemato, però molto spesso con i miei vestiti sono proprio un disastro, non riesco a tenerli ordinati, quindi faccio proprio dei macelli, perché l'errore più grande, ragazzi, è quello di dire vabbè adesso li lascio qua, poi domani.
Poi stasera risistemo, poi domani quell'errore più grande vi troverete come me. E dopo un mese che avete Baghdad nel vostro armadio, quindi sistemate i vestiti giorno dopo giorno. Comunque, grazie mamma. Ehi, e allora? Con una bimba devi stare, ne? Sì. Fatti. Buono. Io già la vedo più grande, si è fatta più grande, guarda. Sì, è cresciuta, si è allungata. Ehi. Lasciala in pace, che dopo. E giocavamo con la mia sorella, oggi gioca sola con me. Buongiorno, quella è proprio una bovina. È proprio una bovina. È proprio una bovina, guarda che pancello. Buongiorno, guarda che pancello, pancello, pancello. No, smettila. Rigatoni con pomarola e uovine sodo, sano e leggero. Ti piace, amore? Ricchio. Dobbiamo specializzare, che salsa c'è fatta, eh? Ci fa acquaria? Ma come non piace a me. Non muore, amore? Andiamo a mangiare un caffè. Facci le feste, vieni di qua, vieni Cucu, vieni. Vieni qua, Pupi. Andate nella Pupi, nella paciota, no? Pupi, Pupi, vieni, va, va. Signora, siete pure voi, siete pure voi, signora. Siete pure l'amico mio, amico mio. Molly, sta pure Molly, Cookie. Prova. Ciao. Vela. Pupi. Sta pure Molly. Mamma, guarda che muore. Guarda che muore. Oh. Bella. Ehi. Attacchino. Ehi. Si va, si va. Pupi! Ma che ti fa capavaglia, mi devo un mucca. Ma è già che ne seguo. Uno tira a canna, lo tirano. È mio il casino. Poi però alla fine subito sempre. Cookie! Lasciala, lasciala. Ui, in bocca la lecchi. No. Oh, madonna, no. Guarda, guarda in bocca. Wow, stasera cena spiziosissima con tutte cose troppo graziose, troppo. Queste cosa sono? Cornetti con? Friarielli, friggiarelli napoletani. E questi sono? Mi sembrano tipo dei muffin, non lo so. Rustici. Sa, dei rustici con? Oh no, ricotta, sono troppo in ricotta. Vabbè, poi se volete il video andate sul nostro secondo canale, metteteci tanti pollici in su, così ve lo facciamo. Bellissima, questa che cos'è? La quiche di verdure. La quiche. Quiche Lorraine. Quiche Lorraine fatta in casa, buonissima. Con tutte le verdurine, yummy. E per finire,
Pizza! No. La pizza ci vuole sempre, vero? Buonissima! Oh yes! Qua c'è anche la mia pupina! Pupi! A casa dei nonni! Dove sta Cookie? Vai da Cookie, va! Allora. Ma che burrito tutto qua sotto, vieni. Siamo un bocco. Siamo una famiglia. Siamo una famiglia e saltiamo. Saltiamo una famiglia, siamo e saltiamo. Io sono Roberto. Siamo una famiglia. Io sono Roberto, fatemi dormire. No, puoi sempre dormire. No, no, mio amore, mio amore. Ma che si fa con questa voce? Io vado a dormire di qua. Non puoi, c'è me. Sotto. Vieni a vedere. La tira, si fa pesante pesante. Non ci puoi sempre dormire. C'è Beattina. Io sono Pupi. Con le orecchie giganti. Anche io. No, io sono Pupi. Con le orecchie giganti. Oh, eccola qua. Mamma ti ama. Ci pensate un momento prima di metterlo contro me. È la stessa cosa che hai fatto pure tu. Ma è normale, no? Sei quotidiano e ci importante tutto cosa. E ce ne non lo potevo fidare. E ma sono guadagnato il suo cazzo. E immagino che gli hanno dato di quelli non lo pica. Così vede. Si me lo vado. Forza Jenny, ce la puoi fare. Pure qua sopra come Snapchat. Abbiamo troppo variato con Snapchat, è vero? Sì, sì. Si vede? Un cavolo, no? No, vabbè. Comunque anche Nancy c'è su Snapchat, Carita Dolce e Nancy Amara, quindi aggiungetevi per vedere cose, poi cose proprio super utili e fantasmagoriche. C'è anche Pupi qua, dorme. Vabbè, amorino, guardate come dorme sul divano vicino a noi. Oh, bellino. Pupola, pupola di mamma, mela, mela, mela. Ora alle 2:30 di notte io andrò a montare questo video e a caricarlo. E domani avrò tanto sonno perché non avrò dormito un cavolo, yeah! La storia della mia vita. The story of my life. Ma stai buttando i fiori? Ciao! Svegliata Pupi. Pupola di mamma, mamma ti ama, facciamo uno Snapchat. Mamma, ma tu mi hai scucciato, ma sono Snapchat, ti volevo.